Mamma, papà, voi avete iniziato a capire come io stessi dopo aver sentito la mia canzone. Prima non l'avevate capito completamente, forse non ve ne eravate accorti. Da qui inizia la mia storia. 8 marzo 2020, le scuole chiudono e siamo tutti un po' contenti. Oggi vi voglio spiegare bene come io stessi e come sto tuttora, anche se è abbastanza difficile. Quindi è molto importante che voi capiate perché voi non sapete chi sono io. Io sono una di quelle persone a cui a un certo punto è mancato l'orizzonte, una di quelle persone a cui è mancato un abbraccio, una di quelle persone a cui è mancato il respiro. È iniziato tutto a febbraio 2020. Vi ricordate, no? Abbiamo iniziato a sentire al telegiornale le notizie di questa Covid, di questa malattia che c'era in Cina, però l'abbiamo presa un po' tutti sotto gamba, ma febbraio è passato così. Prima di, tipo inizio marzo, non abbiamo neanche quasi mai parlato del Covid con gli amici. La sera prima che proprio chiudessero completamente tutto, noi eravamo qui a casa mia e mi ricordo che stavamo ballando e abbiamo filmato il momento in cui stavamo ballando e durante tutto il periodo del lockdown, boh, l'avrò rivisto almeno 6 volte al mese. Questo incubo forse adesso sta per finire, ma nessuno di noi è più lo stesso. A voi che ci chiamate generazione Covid, vogliamo spiegare e raccontare chi siamo davvero. Voglio dormire. Iniziamo con la Revi. Dai. Allora, Rebecca. Buongiorno. Ti ricordi che all'inizio c'erano C'era il sempre. cartello tipo qua, Esatto, qua che e non non si poteva potevamo sederci sedere. vicine. È vero. Ciao mamma, ciao papà. Come vedete, sto andando a scuola e andare a scuola è una cosa molto normale, ma ormai fare le cose normali non è più tanto normale. Nelle nostre vite c'è un prima e c'è un dopo, e per raccontarvelo voglio tornare a quando tutto è cominciato.